Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte, come anticipato nella precedente, tenteremo di catturare i tre cani leggendari, tutti insieme, Raikou, Entei e Suicune. Quindi, vi faccio vedere la mia squadra, formata da questi Pokémon, e cercheremo di dare battaglia ai tre cani leggendari, provando a catturare. Ovviamente la nostra tattica sarà sempre quella di paralizzarli prima con Pikachu, grazie a Nuzzle, e poi provare a prenderli. Raikou, che è di tipo elettro, proveremo ad addormentarlo. Ho fatto scorta di pozioni, o meglio di Ultra Ball e un paio di pozioni, ed ora, ragazzi, questi sono i cani leggendari. Vai, partiamo con Suicune, il primo. Ah, è vero che qui dentro si possono trovare Pokémon selvatici inutili, che nessuno vuole, tipo Hunter, e che rallentano solamente il video. Via. Ok, si va di Suicune. Io ho già salvato prima di questa parte. Vediamo come va. Nel caso in cui qualche Pokémon dovrebbe morire, si ricarica il salvataggio e si rifà. Allora, Nuzzle. Niente male. E paralizzato. Buono. Buono. Poi mandiamo qualcuno che possa resistere ai suoi attacchi bene, tipo Totodile. Non penso che Suicune abbia attacchi super efficaci contro Totodile. Ok, calmamente. Inizia a boostarsi, mannaggia me. Andiamo di Crunch. Niente, continua a boostarsi. Altro Crunch. Ice Fang, va bene. Ah, viene congelato. Ok, iniziamo ad andare di Ultra Ball. Vita rossa, paralizzato. Meglio di così non si può, quindi vediamo se la fortuna ci arride oppure no. Oppure sprecheremo tipo 20 Ultra Ball subito su Suicune. Vediamo un po', Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di condividere questo video a tutti coloro che potrebbe piacere questo tipo di gioco, in cui puoi letteralmente incontrare tutti i leggendari ed è una figata. Nel frattempo anche vi ricordo di commentare facendomi sapere qual è stata la vostra esperienza con i cani leggendari, magari la vostra prima esperienza se ve la ricordate. La mia prima esperienza per esempio fu su Rosso Fuoco e Verde Foglia, in cui i cani leggendari apparivano come leggendari vaganti. Quindi era un po' un incubo trovarne, anche perché da bambini non si conoscevano tutti i trucchetti che conosciamo ormai ora, no? Preso, grande. Primo Suicune catturato. O meglio, primo cane Suicune catturato. Totodile si prende un po' di esperienza. Suicune embodies the compassion of a pure spring of water. It runs across the land with gracefulness. This Pokémon has the power to purify dirty water. Ha il potere di purificare l'acqua sporca, Suicune. Ok, primo preso. Andiamo poi a curare i nostri Pokémon. Non abbiamo dovuto spendere, cioè non abbiamo dovuto nemmeno sprecare troppe Ultra Ball per prendere Suicune in realtà. Ottimo così, quindi un po' di fortuna probabilmente ce la siamo già giocata, Contro questi cani leggendari. Salviamo di nuovo. Ecco fatto, current save file. E andiamo a prenderne un altro. Come vi dicevo, ho intenzione di fare tutti e tre in un unico video. Quindi speriamo che non vada troppo per le lunghe questa cosa. E andiamo su Entei ora. Bello lì Entei. Quale tra i tre preferite voi come cane leggendario? A me è sempre piaciuto Suicune da bambino, ma devo dire che sono davvero tutti e tre molto belli. Ok, paralizzato. Buono. Ecco, loro hanno Roar, quindi state attenti, perché se avete un Pokémon... Infame, mi ha diminuito pure l'attacco. Se avete un Pokémon di livello inferiore al 35, vi fuggiranno. Essenzialmente fuggiranno. Ok. Ora, vita rossa, paralizzato. Stessa cosa. Meglio di così non può andare, andiamo con le Ultra Ball. Dai, Entei, entra. E io ora faccio davvero fatica a scegliere il mio preferito. Forse Entei a livello di design. Forse Entei è davvero molto bello. Ma anche Raikou in realtà mi piace tanto. Allora, qualcuno che possa resistere bene sui attacchi, manderei Cyndaquil. E poi in caso Totodile. Allora, contro lui non possiamo fare nulla, no? Vero? No. Quindi andiamo di Ultra Ball. Magari avevo qualche mossa che gli abbassava la precisione, ma purtroppo non gliel'ho ancora insegnate queste mosse. Che contro i leggendari sono molto utili in realtà, perché gli spari 6 flash nel muso, paralizzati, praticamente non attaccano più.
Niente, se ne va. Mi sa che questa volta ci tocca buttarne via un bel po' di Ultra Ball, eh. Guarda l'Oriente, è tutto fiero. E infatti non entra. Ecco che attacca con morso. Tra l'altro, a proposito di curiosità Pokémon, in questi giorni ho iniziato a giocare anche Pokémon Blu per portarlo sul canale. E ho scoperto qualche curiosità sulla prima generazione. A proposito di mosse Pokémon, Morso è la mossa che ha cambiato più volte da speciale a fisica, perché prima non era niente, era fisica praticamente perché era di tipo normale. Poi è diventata di tipo buio e quindi fisica, se non ricordo, e quindi speciale, se non ricordo male. E poi in terza generazione è tornata fisica, sì, perché lì hanno poi cambiato il modo con cui andavano ad assegnare la categoria fisica speciale alle mosse, non più per tipo ma per mossa specifica, e quindi Morso che da speciale è passata, da speciale che era nella seconda generazione, è passata di nuovo a fisica. Quindi in tre generazioni Morso ha fatto inizialmente fisica perché era di tipo normale, poi speciale perché era di tipo buio in seconda generazione, dove è stato introdotto il tipo buio per l'appunto, ed infine di nuovo fisica, perché hanno detto no raga, facciamo per mosse specifiche la categoria e non per tipi, mannaggia in te che stava per entrare, e quindi hanno rimesso morso fisico, perché ovviamente morso è una mossa fisica, voglio dire. Nel frattempo questo Entei non vuole proprio entrare, eh? L'avevo detto io che avevamo esaurito la fortuna con Suicune. Siamo già ad una decina di Ultra Ball tirate ad Entei, paralizzato e vita rossa. E non ha fatto. Ha fatto solamente quel lancio in cui è andato a tre tacche, a tre ticchettì. Però poi più niente. Ecco, continua poi a potenziarsi attacco speciale e difesa speciale. Fortunatamente ha Rogodenti come attacco fisico. Quindi come attacco offensivo. Quindi il fatto che lui si potenzi l'attacco speciale non conta nulla. Fortunatamente per noi. Il problema è che con il Burn ci sta disintegrando la squadra. A questo punto manderemo un sacrificio, Bailiff, sperando che si intenerisca e che entra nella ball. Vediamo, eh. Niente, non si intenerisce, anzi. Non vede l'ora di tirare un bel Rogodenti sulla nostra povera Bailiff. Niente da fare, eh. Eccolo lì, Rogodenti. Bornato pure. E oh, niente. La scottatura questo Entei me l'ha messa su tutti i Pokémon. Tutti. Ole, finalmente. Finalmente è entrato anche lui. L'esperienza se la prende Bailiff, va bene. It embodies the passion of a magma, burning the eruption of a volcano. It can send up massive bursts of fire that consume everything that they touch. È nato durante l'eruzione di un vulcano. No, Bailiff non ti può evolvere. E può emettere fuoco, eruttare fuoco che brucia tutto quello che tocca. Incredibile. Il buon Entei. E abbiamo preso pure lui. Ora manca solo Raikou, che dovrebbe essere quello invece un po' più ostico, per il via del fatto che non possiamo paralizzarlo, ma dovremmo contare sull'ipnosi di Noctowl. Il problema è che Noctowl si prende un fulmine denti nei denti, a proposito, scusate il gioco di parole, anzi la ripetizione, non è nessun gioco di parole, e va giù. Quindi bisogna un po' vedere cosa si riesce a fare qui, eh. Potrei addirittura provare ad avvelenarlo con Bailiff. Potrei addirittura provare ad avvelenarlo, il problema è che poi avrei il tempo praticamente, a proposito salviamo, avrei i turni contati e dovrei in caso rifare il salvataggio, una cosa che non mi piace poi così tanto da fare. Proviamo direttamente con l'ipnosi di Noctowl, indeboliamolo con Pikachu. Indeboliamolo con Pikachu, lasciamo che Pikachu poi venga ucciso da Raikou, guardalo quanto bello tra l'altro. E poi mandiamo Noctowl. Allora, Thunder Punch. Ah! Ok, critica hit.
E niente, si rifà. Torno qui tra un secondo. Rieccoci qui, dove ho salvato, e rifacciamo la battaglia con Raikou. Non so se Thunder Punch effettivamente lo sciotti, oppure se è stato merito del brutto colpo. Io in caso vado in Nazzle, ma non lo può sciottare. È stato il brutto colpo, su via. Guarda che poco danno gli fa Nazzle. Vai, altro Nazzle. Allora, potrebbe morire se fa un roll alto con un'altra Nuzzle, quindi io inizierei a tirargli una Pokéball, così, giusto per gradire. Vediamo cosa fa. È una Pokéball che vogliamo buttare così nel cesso. Ecco, infatti. Ok. La difesa speciale è aumentata. Però Nuzzle potrebbe comunque tirarlo giù, quindi andiamo di Ultra Ball. Abbiamo buttato via una Pokéball. Vediamo con questa Ultra Ball cosa fa. Niente, non entra giustamente. Ok, lui continua però ad aumentarsi l'attacco speciale e la difesa speciale. Di nuovo, se come unico attacco offensivo ha Fulmindenti, il fatto che lui si tiri sull'attacco speciale non conta niente. Ora però lui si è tirato su per ben 3 volte la difesa speciale. Vorrei usare un Electro Ball in faccia per portarlo a vita rossa. Eccolo lì, Thunder Fang, non ci fa nulla. Io ci proverei, eh. Vediamo quanto danno gli facciamo. No, dai, ma ancora un colpo critico, ma scusami. Essendo colpo critico, ha ignorato tutto il suo boost alla difesa speciale e giustamente è morto. Vabbè, ragazzi, ci vediamo qui di nuovo con il salvataggio. Rieccoci qui di nuovo. Andiamo a sfidare di nuovo questo Raikou, sperando di non fare brutti colpi, perché... Dai, ragazzi, porco cane. Allora, io adesso voglio fargli subito un Thunder Punch. Perché sono convinto che non muoia, infatti non moriva con un Thunder Punch. Ed ora con una Nuzzle non dovrebbe morire. Infatti, ora vita rossa. Ecco come sarebbero dovute andare le cose senza brutti colpi a incasinare i piani. Ok? E tra l'altro, ho sentito oddio, qualcuno, lamentarsi della meccanica del brutto colpo in Pokémon. Vedete, qui statico ha provato ad attivarsi, ma Raikou essendo tipo elettro non può essere paralizzato. Comunque, appunto, ho sentito persone lamentarsi di questa meccanica dei brutti colpi in Pokémon perché aggiunge troppa casualità. Cioè, già c'è il roll, che per chi mastica un po' di competitivo sa di cosa parlo, ovvero il fatto che ogni attacco in realtà non faccia sempre lo stesso tipo di danno, ma c'è una sorta di calcolo casuale che ti fa fare un po' di più o un po' di meno. Ok, sempre questa cosa, ogni attacco che fai. Quindi già c'è quella cosa lì, che non ti permette di calcolare al millimetro le tue mosse. Cioè devi sempre tenere conto del fatto che possa essere un roll basso, quindi fare meno danno, oppure un roll alto, quindi fare più danno. Oltre a questa cosa qui c'è anche la meccanica del brutto colpo, che è una cosa completamente casuale. E secondo me, e secondo anche altre persone, dovrebbero togliere la meccanica del brutto colpo che si applica a tutte le mosse e lasciarla solo a determinate mosse che hanno magari meno precisione ma hanno la possibilità di fare il brutto colpo. E a quel punto lì è un trade-off. Tu scegli se usare la mossa che ha meno precisione ma che ha la possibilità effettivamente di fare il brutto colpo, quindi ti affidi alla fortuna sia con la precisione sia con il brutto colpo, oppure nelle altre mosse la possibilità di fare il brutto colpo non esiste più. C'è una mossa come, non so, Lanciafiamme, che ha 100% di precisione, non può mai crittare, non può mai fare brutto colpo. Mentre una mossa come, non so, Lacerazione, non la metti più a 100 di precisione, ma la metti a, che ne so io, 90, e fa che ha la possibilità di crittare quella. Ora vediamo se riesce ad entrare un'ipnosi, eh. Bite, ipnosis. Ok, finché mi usa Bite, ottimo così. E l'abbiamo messo a dormire il gattino, eh. Andiamo di Ultra Ball. Ora è vita rossa e addormentato. Niente, esce immediatamente. Cioè, proprio come se niente fosse. Dai, Raikou, forza. Non fare lo gnorri, mi raccomando. Niente. Cioè, il fatto che lui sia addormentato non gliene potrebbe fregare di meno. Andiamo con un'altra ipnosi. Ah, ecco, Thunder Fang. Ok, non ci uccide, però ci paralizza. E in più ci ha fatto flinciare. Questa è una pessima cosa. Un'Octavola ha missato, lui usa Roar, va bene. Ok, perfetto, altra ipnosi è andata, ottimo. Andiamo di Ultra Ball.
o raga, cioè meglio di così, è addormentato e con la vita rossa. E tutte le volte che gli ho tirato una ball, addormentato e a vita rossa, non ha fatto nemmeno un singolo tick. Questa è un po' una mafia, eh. Questa è un po' una mafia. Mettiamo Bailiff. E non posso usare niente con Bailiff, vero? No. Potrei avvelenarlo, ma anche no, grazie. Andiamo di Ultra Ball. A proposito di veleno, tra l'altro, mi converrebbe togliere Poison Powder a Bailiff e mettergli Toxic a questo punto. Mettergli Tossina. Che è praticamente veleno in polvere, ma mille volte meglio. 100% di precisione, iperavvelenamento. Meglio di così. Se vuoi tirar giù un Pokémon di livello alto, gli metti Tossina e addio. Niente, oh. Cioè, questo non è... Cioè, non fa nemmeno i tick. Raikou è proprio su un altro livello rispetto agli altri, guardatelo. Non fa nemmeno un tick. Boh. Ho preso gli altri due, come dire che non prendo te. Forza, già sei morto due volte per due brutti colpi. E già lì comunque si notava che la fortuna era ormai finita, eh. Cioè, quando ti muori leggendario due volte per due brutti colpi di fila. Insomma. Eccolo che viene paralizzato invece la mia Bailiff. Però qua sembra che la fortuna è stata completamente finita. Guardate, non fa nemmeno un tick. Ho usato... Avevo tipo 80 Ultra Ball. Ne ho usate 40 per ora e ne ho catturati due. Con 40 Ultra Ball. Questo vi fa anche capire quanto erano difficili da catturare i leggendari. Discorso che ho già fatto anche negli altri video dei leggendari. Quanto erano difficili da catturare i leggendari nelle prime generazioni. In confronto a quanto sono facili e una barzelletta da catturare nelle ultime generazioni. Ah! Cattura critica, l'avete vista? E si gode. Se non sbaglio ha fatto l'ondeggino, però la cattura critica dovrebbe fermarsi dopo il primo tick. Forse non era cattura critica allora, aspettate. It embodies the speed of lightning. Its roars send shock waves shuddering through the air and shake the ground as if lightning bolts had come crashing down. I suoi ruggiti sono come tuoni, essenzialmente, sono come fulmini e tuoni. Ecco fatto. Abbiamo preso anche Raikou. Abbiamo preso tutti e tre i cani leggendari. Ora andiamo ovviamente a vederli nel box. Raikou e Entei ci hanno fatto penare abbastanza. Suicune è entrato praticamente subito. Quarta, quinta Ultra Ball. Mentre gli altri due, insomma, ci hanno quasi distrutto... Entei mi ha quasi distrutto tutta la squadra. Raikou è stato lì un botto di tempo. Libero. Allora. 245. Quindi tu sei il 49, 8, 7, 6, 5. Eccoti qui. Poi tu invece sei il 43. Quindi 5, 3, qui. E tu invece sarai il 42, immagino. O meglio il 44. Sì, 244. 41, 42, 43, 44, 45. Eccoli qui, i cani leggendari. Tutti a livello 35, diamo un'occhiata anche alle loro mosse. Allora, come natura questo aumenta la difesa speciale e diminuisce la velocità. Un po' me. Vabbè, Morso hanno tutte le stesse mosse. Calm Mind, Roar, Morso e poi Thunder Fang, Fire Fang e Ice Fang. Come natura questo aumenta l'attacco speciale e diminuisce la difesa. Questo non è male, eh. Questo non è per niente male in realtà come natura. Aumenta l'attacco speciale, purtroppo diminuisce la difesa, era meglio se avesse diminuito l'attacco, ma non è niente male. Mentre lui ha una natura neutra, che va sempre bene alla fine, una natura neutra ci sta sempre. Meglio neutri che far danni, come il nostro Pikachu che è dovuto diventare fisico perché ha la natura che gli diminuisce l'attacco speciale. Mannaggia lui. Bene, quindi abbiamo completato anche questa parte di leggendari di questa città. Ci manca ancora di andare sulla torre campana. Della verità non so se ci andremo mai. Però prima o poi magari ci potremo andare. È ancora bloccata dal vecchietto, ve la faccio vedere, eh. È ancora bloccata dal vecchietto, guardate qua. Il vecchietto blocca ancora la porta della torre campana. Questa è, sì, torre campana. Bell Tower. Però prima o poi magari ci riusciremo ad andare.
Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!